Buonasera, benvenuti. Tanto, grazie come sempre di essere qui presenti per questo terzo appuntamento con il ciclo Un mondo al tramonto. Stasera ho anche il microfono. E, quest'oggi la lezione sarà dedicata per l'appunto ai fenomeni legati al rapporto tra donne e lavoro negli anni, la Belle Époque della Grande Guerra. Ringraziamo come sempre, come ERT, come progetto Carissimi Padri, il Dipartimento di Economia e in particolar modo la relatrice di oggi, la professoressa Tina Raddabbo, che ha anche seguito gran parte del lavoro di costruzione del ciclo stesso. Grazie, tutto bene? Ancora viva? Benissimo, va bene, siamo contenti. E a parte oggi, vi invito naturalmente ad esserci la prossima settimana, il prossimo venerdì, con il quarto e ultimo appuntamento del ciclo, in cui si raddoppia perché avremo due relatori, la professoressa Strozzi e il professor Rinaldi, che sono qui con noi anche oggi. E ci saranno invece come attori Michele Dell'Utri, che avete visto la prima volta, e Eugenio Papalia, un altro del gruppo del progetto di lavoro Carissimi Padri. Per tutto il resto mi permetto solo di invitarvi domani al Teatro Storchi, dove ci sarà tutta la compagnia del progetto Carissimi Padri, con una serata di fotografie che ripercorrono i cambiamenti di Modena tra Belle Époque e Grande Guerra attraverso gli scatti della Fondazione Fotografia. L'ingresso, come tutte le iniziative del progetto, è libero ed è alle 21, e quindi mi limito a invitarvi a questi due importanti appuntamenti, il primo perché chiude il ciclo e l'altro per la particolarità dell'occasione. E passo un attimo la parola alla professoressa, che non inizia subito con la lezione ma ci dice giusto due cosine introduttive. Credo che basti quello. Semmai qualcun altro. Sì, è vero. Accenderò il microfono. E il tema donne, lavoro e emancipazione. Prima però di entrare nel vivo di questo tema, che spero potrà appassionarvi, voglio cedere la parola ad una persona che è qui con noi, che è Rita Parente, che è della Biblioteca Brusco, perché, come avrete visto, Rita ha portato con sé uno scaffale che non è del tutto colmo per colpa mia, perché alcuni di quei libri che ho appunto consultato anche per poter effettuare la lezione di oggi, e che vi mostrerà che in realtà questo percorso continua attraverso la nostra biblioteca e attraverso la possibilità di ritrovare i testi, ritrovare le testimonianze, ritrovare sostanzialmente un angolo in cui poter continuare questa riflessione. Grazie Rita. Questo lo possiamo proprio togliere. Scusa, togliamo del tutto. No, ma in realtà, come diceva Tindara, abbiamo allestito come biblioteca un bibliocorner di una selezione di libri indicati ovviamente da Tindara per questa lezione. E quindi abbiamo fatto questo angolo di libri. Molti libri in questo momento non ci sono perché ce li hai presi. Grazie, li restituirò per tempo. Però proprio perché appunto il libro può non essere disponibile, l'abbiamo, come dire, confezionata anche online. Quindi se voi volete approfondire e rivedere i libri, li trovate sul sito della Biblioteca di Economia. Quindi andate sul sito, è una bibliografia che ovviamente resterà in eterno, può anche essere col tempo arricchita. E adesso per il momento è qui in evidenza nelle news della biblioteca, e quindi potete in qualunque momento vedere tutti i libri che in un qualche modo Tindara ha segnalato, e lì dove è possibile c'è anche una versione PDF, se per caso ce l'abbiamo, anche di articoli di periodici, e in più questo vale anche per il prossimo bibliocorner della prossima lezione della professoressa Strozzi e del professor Rinaldi, ne è stata fatta una cosa simile. Potete cliccando su BiblioMo, si può vedere anche lì una bibliografia che in qualche modo
ho messo insieme, oppure cliccando sul arrivo, un po' lento, su questo simbolino si riesce a vedere se il libro è disponibile oppure no. Se volete, adesso forse mi sembra troppo, comunque c'è anche la possibilità di scaricarsi questa bibliografia in PDF. Spero possa esservi, insomma, utile. La stessa cosa è stata fatta anche per la prossima lezione. Comunque trovate tutto sul sito della Biblioteca di Economia. Grazie. Grazie alla biblioteca per consentirci questo. E adesso entriamo nel vivo della lezione di oggi. Buonasera Simone, buonasera. Oh, buonasera, benvenuti questa sera a questa. Oh, Donatella! Stavo appunto, buonasera a Simone, tutti. Simone? Sì? No, oggi non è per te. No. Come? No. Il più saliente dei progressi raggiunti si riscontra indubbiamente nel campo economico. No, Simone, ho detto no, no. La crisi finanziaria susseguita al periodo guerresco ha spinto fanciulle e madri di famiglia a guadagnarsi la vita fuori dell'ambito domestico. Contribuì fortemente a questo spostamento di lavoro il progresso industriale, che semplificò o addirittura annientò moltissime funzioni casalinghe. Con un crescendo rapido, le officine si sono popolate di lavoranti femmine, gli uffici privati e governativi di impiegate, le scuole di maestre, gli studi di scrittrici, di artiste, di scienziate. Questo stuolo di donne, che il lavoro rende in pratica indipendenti, se non sempre moralmente coscienti, proviene da ogni classe sociale. Perfino l'aristocrazia non sdegna d'annoverar fra le sue file qualche donna d'ingegno che faccia dell'arte o della scienza una professione anziché un diletto. E dunque, come ci ricordava Donatella, effettivamente questo è un periodo di grandi trasformazioni per il lavoro delle donne e per la loro posizione nella società. Qui vedete una cifra che ci deriva dal censimento del 1881 e come vedete uomini e donne erano impegnati in attività extradomestiche, anche in modo rilevante le donne, e in diversi settori. Se vediamo che nel complesso l'85% degli uomini risultavano occupati in situazioni di lavoro extradomestico, il 51% delle donne si trovava in questa posizione. Ma la loro percentuale era diversa, la loro partecipazione per settore, industria, agricoltura, vediamo che circa il 37% nell'insieme degli occupati nell'agricoltura erano donne, nel personale sanitario era il 26%, 59% insegnanti, personale di servizio 63%, pettinatrici, stiratrici e coloro che erano addette all'igiene personale il 66%. Ma oggi vogliamo proprio iniziare da qui e notando che esistono delle continue differenze fra uomini e donne, infatti dal punto di vista economico c'è un indice che ci dice quanti uomini dovrebbero cambiare di posizione o di settore per raggiungere una parità e come vedete in realtà vi era una forte segregazione occupazionale e in questo caso di settore. Ma dicevo, vogliamo cominciare proprio dall'agricoltura, forse perché immagino che molti di voi siete andati a vedere l'Expo che peraltro chiude domani. E com'era la situazione nell'agricoltura? Beh, proprio il nostro territorio, l'Emilia-Romagna, era protagonista in termini di quantità, di flussi crescenti di donne che andavano a lavorare nelle risaie, le mondine, a partire dalla fine del secolo scorso. E quando andavano a lavorare fuori, in realtà loro lavoravano di più, abitavano in baracche vicino alle risaie. E anche le braccianti crebbero in modo rilevante in questo periodo.
E quindi anche vedremo quale sarà la loro condizione, salari bassi, ore di lavoro molto intense e anche lavori che normalmente non erano svolti da donne e che venivano adesso invece ad interessare anche loro, come l'abbattitura del Gran Turco, il trasporto della paglia e, come dicevo, entravano nelle risaie. Beh, se le condizioni di vita delle mezzadre potevano essere particolarmente dure in momenti di crisi, ebbene le condizioni di lavoro e di vita delle mondine o delle braccianti spesso era al di sotto della sopravvivenza. Bene, dice Paolo. La donna... No, Simone! Scusa, ho detto che oggi non è cosa per te. Ho capito, ma fammi fare qualcosa almeno. No, ma certo che puoi fare qualcosa. La donna... Ma come la donna? La donna... Non è una cosa brutta, non è che... La donna lavora da mattina a sera. Parte in casa... Sì? E parte in campagna... Parte in casa, parte in campagna. Insieme. Sì, anche insieme. Parte in casa, parte in campagna, parte in casa, parte in campagna. Ecco, giunta all'età di 14-15 anni, si reca a giornata anch'essa come tutto il resto della famiglia e va a zappare la melica, cioè l'erba medica. Sì. Ecco, oppure a mondar riso. Oppure? A mondar riso. Ecco, oppure tutte e due. Insieme. Zappa l'America, monta il riso, zappa l'America, monta il riso. Ecco, nel quale lavoro sì. Guadagna in 2 o 3 anni quel po' di argento di corredo che deve necessariamente avere per trovare marito. Certo. Vuole diventare mio marito? Guardi che però io a letto rendo, eh. Allora, no. In qualche modo dai 18 ai 24 si accasa, in qualche modo, magari sì. Una situazione si trova. E quindi le sue cure sono rivolte ad allattare e ad allevare i figli, ad ammannire il pasto della famiglia, a preparare la pasta per il pane e anche, pure, quando il tempo lo permette, zappare il tratto di melica assegnato alla famiglia. Pure. Recarsi alla montanatura dei risi e in giornata qua e là a seconda delle circostanze. Quando le occupazioni di casa le lasciano un po' di tempo libero, si reca nelle risaie e va a pescar rane. A pescar rane e a prendere pesci. I pesci che molte volte si mangiano freschi. E altre volte si conservano salati per l'inverno. Non lo potevi dire prima. Oppure va a raccogliere i semi del pabbio per dar da mangiare alle galline che si allevano per essere vendute. In questi giri per la campagna è assai facile che un po' di riso, di melica, di erba o di legna venga portata a casa, specialmente quando le escursioni si fanno nelle ore notturne. La cura della famiglia, i lavori faticosi e il cibo insufficiente avvizziscono presto queste donne, le quali, ecco, a 30 anni paiono mature, a 40 vecchie e a 50 decrepite. Ma chi ci arriva a 50? Adesso non posso fare... Ma sì, vai. Le mondine... L'ingegno umano che inventò, secondo il poeta, cose stupende, ideò in talune zone risicole questa specie di prolungamento della Santa Inquisizione. Udite, le risaiole lavorano stese in lunga fila, con i piedi, con i polpacci nell'acqua e nel fango, e curve della persona così da aver la testa a livello o poco più su delle ginocchia. Dietro, sull'argine c'è il fattore che prodiga questi epitoti. Lavorate, fannullone, lavorate, bestiacce! Dinanzi, ecco, la geniale trovata è il tiracollo. È costui un contadino
giovane, scelto fra i più robusti, egli riceve una specie di soprassoldo per lavorare intensamente, il più presto possibile. Le disgraziate che lo seguono non debbono mai lasciare crescere la distanza che sta tra loro e il tiracollo. Al principiare del lavoro, tiracollo, parola scultoria, che dà la visione delle vittime con la corda al collo trascinate faticosamente in avanti. Il menù delle risaiole, eccolo qua. Allora, a colazione, un pane di farina mista. Dovrebbe essere frumento e gran turco, ma a volte c'è la segala. A desinare, una minestra di riso e fagioli. A cena, una minestra di riso e fagioli. Niente vino, niente latte, niente carne. Ho capito. Adesso è una scoperta cancerogena, va bene. Ma no. È il regime vegetariano ed astemio portato all'ultima espressione. Una quaresima che dura appunto circa 40 giorni. E meno male gli alimenti fossero sani. Ma nei paesi di risaia il commercio viene accumulando lungo l'anno i generi di consumo scadenti, avariati, corrotti, e si attende la stagione del riso per venderli alle squadre delle forestiere. Pure! Sul lavoro delle risaiole non speculavano solo i proprietari terrieri, ma anche caporali senza scrupoli che per loro le assumevano. Le chiama e le sorveglia poi sul lavoro il caporale. Costui viene pagato con 20 o 30 lire più delle operaie dal padrone. Spesso però avviene che il caporale è assoggetti ad un tributo di 5 centesimi settimanale ogni mondina. Posso andare? Ma sì. Grazie. Molto umana lei. Quanto detto risulta da una relazione dell'onorevole Angelo Cabrini in un discorso pronunciato al Parlamento nel marzo del 1903. Beh, cosa succede in altri settori? Il servizio domestico, in realtà, a causa di condizioni della classe media peggiorate, diminuisce. E quindi abbiamo meno donne impiegate in quel settore, che comunque in Italia continua ad interessare 400.000 donne contro più di 1.300.000 occupate nell'industria. E in quel periodo che cosa accade nell'industria? Beh, in effetti, anche a causa di alcune leggi che sono state introdotte, noi osserviamo una riduzione nell'industria, in particolare nell'industria tessile. Vedete che in Inghilterra la percentuale di donne occupate passa dal 22% nel 1851 al 16% nel 1911 e in Francia dal 10% nel 1861 al 7% nel 1906. Nel frattempo, però, avviene un forte flusso di entrata verso il commercio, verso i servizi. C'è un aumento di produzione industriale e di manufatti che vengono poi commercializzati in negozi sempre più ampi e sempre più numerosi. Quindi troviamo molte donne addette a questi servizi. Ci dicono sempre Scott e Tilly, la trasformazione del lavoro d'ufficio e la diffusione di forme di attività impiegatizie con un basso livello di qualificazione accompagnano lo sviluppo di burocrazie commerciali e amministrative come le banche, le società di assicurazioni e le agenzie postali. Anche queste istituzioni finiscono con il rappresentare delle possibilità di lavoro per le giovani donne e difatti, nel corso del XX secolo, la professione di impiegato divenne quasi esclusivamente riservata alle donne. E sapete cosa si diceva della macchina da scrivere che fu introdotta nel 1882? Che forse poteva essere molto adatta alle donne, in quanto i suoi tasti erano simili a quelli di un pianoforte. E qui vediamo appunto alcune donne che battevano a macchina. Le donne impiegate nel 1851 erano l'1% degli impiegati in Inghilterra e nel 1914 diventano il 25% di tutti gli occupati nel commercio. Fra il 1861 e il 1911, mentre il numero di impiegati maschi aumenta di circa 5 volte, quello delle donne 400 volte. E a Parigi, nelle banche e nelle assicurazioni, il numero di impiegate nel 1921 era 7 volte maggiore del 1911.
A Parigi il municipio assume donne in lavori di tipo amministrativo, 20.000 nel 1911 e 30.000 nel 1921. E anche il volume di lettere trattate dalle donne aumenta vertiginosamente. Se prima si trovavano a gestire un ufficio in sostituzione del marito, oppure lo ereditavano, adesso diventano protagoniste di questo servizio postale. E infatti, se vedete per esempio, a fronte di 200 posti di lavoro, 5.000 donne richiedevano di entrare. E il servizio postale quindi raddoppia la sua forza lavoro e ci dice Holcomb che diventa il più grande datore di lavoro in una nazione di impiegate. Qui vedete una donna telegrafista e diverse donne telegrafiste dell'epoca. Vediamo adesso un'altra professione che interessa, come saprete, un numero crescente di donne. Beh, l'introduzione dell'obbligo di istruzione, per esempio in Francia con la legge Ferri o con la legge Casati in Italia, ha fatto sì che aumentasse la richiesta di insegnanti da 17.000 a 50.000. E come fare quindi a formare questi insegnanti? Venivano offerti dei corsi di formazione che venivano frequentati in misura crescente anche da donne che appartenevano a classi sociali più basse. Quindi risultava l'insegnamento una possibilità di riscatto. Ci dicono Europa e Venturoli, traendo queste considerazioni la donna nel corso elementare maschile nella rivista Il Rinnovamento Scolastico, il fatto che le maestre potessero avere allievi maschi non mancò di suscitare allarmismi e proteste. Era opinione comune che le donne mancassero di quella forza morale che è pur indispensabile per mantenere la scolaresca disciplinata, oppure che presentassero una snervante mollezza di carattere che si rifletteva dolorosamente sugli alunni, venendo meno l'esempio della forza, del coraggio, della fermezza, in una parola, della virilità. E vedete come aumentano crescentemente le donne in questa professione, passando dal 46% nell'anno scolastico 1863-64 al 68% nel primo anno scolastico del secolo scorso. E lo stesso avveniva in Inghilterra, dove nel 1875 erano 55% del totale delle insegnanti le donne, per poi passare nel 1914 al 75%. Qui vedete una classe di Reggio Emilia, tratta appunto dal libro di Europa e Venturoli, e una foto di Giovanni Fantuzzi, alunni in una scuola di Reggio Emilia, circa del 1910. Un'altra professione che aumenta la sua professionalità è quella delle infermiere. E ricordiamo in questo il ruolo fondamentale di una donna, Florence Nightingale, che, come probabilmente qualcuno di voi saprà, ebbe un ruolo fondamentale nello stabilire la professione dell'infermiera. Ebbe un ruolo fondamentale quando andò nella guerra di Crimea e con alcune volontarie riuscì a risollevare le sorti di quelli che non potevano certo essere definiti ospedali militari, ma lo furono grazie al suo operato e furono salvate il 50% delle vite in più. E Florence Nightingale scrisse anche diversi libri e partecipò attivamente alla scrittura di un rapporto della Royal Health Commission, che però non poté firmare in quanto donna. È anche nota Florence Nightingale come la donna della lampada, perché quando tutti erano usciti dalle sale in cui si trovavano i malati, lei continuava a percorrerli con una lampada per accertarsi che tutto fosse a posto. E questa sua abitudine le diede il nome di donna con la lampada, la signora con la lampada, che ci viene ricordata anche in una poesia, Santa Filomena, di Longfellow, del 1857, in cui appunto diceva: i feriti sul campo di battaglia, nei tristi ospedali del dolore, i bui corridoi senza vita, i pavimenti di fredda pietra. Guarda, in quella casa della sofferenza, vedo una signora con la lampada, mentre passa, nella luce incerta, veloce, da una baracca all'altra. Le infermiere, come appare sempre più evidente, non sono reclutate soltanto dalle classi agiate, semmai nei ruoli amministrativi apicali troviamo donne provenienti esclusivamente da classi agiate, ma fra le infermiere ci viene ricordato per esempio sempre da Holcomb in Victorian Ladies at Work, che sono reclutate tra ragazze provenienti da tutte le classi sociali.
qui una cameriera, possedere accanto la figlia di un baronetto, svolgendo appunto il lavoro, la professione che viene riconosciuta di infermiera. Che cosa succede in Italia? In Italia diminuisce l'occupazione delle donne nell'industria anche grazie alla legge Carcano che nel 1902 introduce maggiori tutele proprio per le donne operaie nelle fabbriche, quindi vietando il lavoro notturno, istituendo anche 4 settimane di congedo di maternità non retribuito. Questo tuttavia ha l'effetto anche di allontanare le donne dalle fabbriche. Ma quello che si vede è che aumenta sempre più il numero di donne che si trova a lavorare fuori del contesto domestico. Aumentano le donne in lavori che richiedono un livello di alfabetizzazione che prima non c'era nei lavori precedentemente svolti, però permangono scarse possibilità di carriera e segregazione occupazionale, quindi si trovano in posti diversi da quelli maschili, entrano in posti molto femminilizzati. E quali salari guadagnano? Ebbene, le tessitrici a domicilio nel 1900 guadagnavano una o due lire al giorno. Le ho convertite in euro attuali e sono circa 0,89 e 1,78 euro, per un numero imprecisato di ore di lavoro. Salari bassissimi erano anche per le sarte, per 12-16 ore di lavoro al giorno. E il lavoro delle merlettaie della Riviera Ligure era retribuito circa 8-9 centesimi l'ora. Anche nel commercio i salari per le donne erano più bassi. Un terzo di quelli maschili, in agricoltura raramente raggiungevano i 2/3 e di solito non erano superiori alla metà di quelli maschili a parità di mansioni. Cosa succede nelle scuole? Beh, sino alla legge Nasi che nel 1903 istituì la parità retributiva, però badate bene, solo nelle classi miste o solo maschili, le maestre in Italia erano pagate meno, pur svolgendo le stesse funzioni, circa un terzo di quelli degli uomini. A Bologna, nel 1880, le maestre avevano uno stipendio che poteva variare dalle 1000 alle 1100 lire all'anno, 800 se supplenti, a fronte di quello maschile che era 1750, 1550, 1150 supplenti. E c'è un'ampia evidenza che mostra come proprio per arrivare ad avere una paga sostenibile le insegnanti dovevano darsi da fare moltissimo, svolgendo anche una molteplicità di altri lavori. E spesso questo non bastava. Spesso troviamo evidenza negli archivi, nei materiali storici, di crescenti richieste di sussidi per poter andare avanti con lo stipendio che derivava da questa professione. Vi è un gap salariale che tende a ridursi nel momento in cui emerge sempre e si diffonde sempre più in Italia la contrattazione collettiva, ma proprio perché le donne sono assiepate nelle parti basse della distribuzione salariale e in quelle fabbriche in cui si remunerano le donne e gli uomini in base alla loro performance, in realtà in alcune di queste si ha evidenza che le donne vedono ridursi il gap salariale al loro svantaggio. Com'è quindi l'ambiente di lavoro? Abbiamo parlato di paghe. Qualcosa vi sarà rimasto delle condizioni di lavoro delle mondine e delle braccianti, ma in generale le inchieste che vengono fatte mostrano che la situazione igienico-sanitaria era talmente precaria che in questa inchiesta nazionale del 1877 sulle condizioni degli operai nelle fabbriche risultavano insalubri non solo i cotonifici, ma anche le fabbriche di fiammiferi, le cartiere, le concerie di pelli, gli stabilimenti dove si lavorano stracci, le tintorie, le filande, i lanifici, praticamente quasi tutte le industrie presso le quali allora si fece l'inchiesta. Per tutti coloro, no, Simone mio fratello, scusa carina, mettiti lì. Per tutti coloro che compiono sacrifici sull'altare dell'eleganza, dello splendore, dello sfarzo e della bellezza, Parigi,
È stata, ma va sempre l'unico luogo sacro di pellegrinaggio. È per questo che ogni anno artisti, pittori, scultori e tanti sarti compiono il viaggio rituale a Parigi, che oggi forse più che mai vive nel segno della donna. Perciò a Parigi è importante tutto ciò che appartenga all'esercizio di tale culto, che innalza la donna, la femmina in idolo e in ideale. Hai capito, carina? Prima di tutto, naturalmente, viene sempre l'attività. Anzi, a vedere le creazioni all'esposizione si è veramente tentato di dire l'arte, che si occupa dell'abbellimento delle grazie muliebri esteriori. È comprensibile che vi sia sempre un grande affollamento nel Palais des Filles, Tissus et Vêtements. Il palazzo dei fili, dei tessuti e dei vestiti. Uno dei 15 padiglioni della fiera, dove si espone tutto ciò che appartiene al ramo dell'abbigliamento moderno. Ma soprattutto, davanti a quell'incantevole sezione delle altro padiglione il cui nome è tradizionalmente connesso all'origine dell'haute couture francese, l'alta moda per come attualmente intesa, presentato nel Salon Lumineux. Il salone luminoso. Tra tutte queste toilette, le più belle e incantevoli sono forse le vestaglie da notte femminili. E la lingerie. Lì si ha un'impressione di accappatoi. Accappatoi seducenti. Vestagliette leggere, ariose, vaporose. E però mettiamola una gonnellina. E di sottovesti civettuole. Metti i corpetti, ma corpetti perfettamente tagliati. Di biancheria, che trattiene e sostiene la figura. Le forme nel modo più raffinato ed altro simile. Quanto è di buon gusto, quanto profondamente, sapientemente civettuole e decorativo. Per esempio, è quella combinazione corsetto-sottana in stile Pompadour. E porta la scritta venduto 22 volte. È l'ultimo grido. Il tessuto è un crespo di seta color rosa, teso su un raso della stessa tinta e guarnito di splendide ghirlande di rose che risultano luminose in un ricamo appunto erba. Appunto erba. Un punto erba molto bello. Per alcuni di questi capi di abbigliamento, destinati quasi sempre all'intimità, gli espositori hanno aggiunto persino i nomi di chi li ha ordinati e di chi li porta. Così, principesse regnanti, duchesse, contesse dei circoli, l'aristocrazia di sangue, del denaro, attrici, attrici molto note. Ardentemente contese nei circoli della jeunesse d'ore, che qui dall'altra parte sembra raggiungere la sua piena fioritura, il suo maggior valore con il raggiungimento del 50° anno di età. Prendono amichevolmente posto le une accanto alle altre. Such is life. Come la vita stessa, un tableau vivant di quelle regioni che la maggior parte dell'umanità conosce tutt'al più dai libri, dai giornali, dal sentito dire. E ci attira anche la sezione Wolf nel Salon Lumineux. La preparazione per un ricevimento a corte. La damigella d'onore che viene a prendere la sposa. Ma sono vere piccole opere d'arte nelle quali le singole figure si contendono l'una all'altra il premio di bellezza. Il costume più sfarzoso indossato da una delle figure di cera in questa rappresentazione è probabilmente un abito di corte, il cui strascico a pennò color rosa intenso
è fissato da un lato sulla spalla sinistra e dall'altro sul fianco destro, con fermagli di diamanti, rubini e intorno allo strascico, lungo parecchi metri, corre un lungo volant di point de Flandre su un faux palais di chiffon pieghettato rosa. Sul bordo interno di questi volant è applicata una guarnizione di fiori in rosa, bianco e verde, i cui singoli elementi bizzarri e fantastici, con calici e filamenti, sono creati con fili d'oro e d'argento, perle e gioielli scintillanti. E il motivo riprende il davanti, sull'orlo della gonna bianca. Le spalline del corpetto senza maniche sono formati da due grossi fili di perle. E come mi vevano invece? Che gli abiti gli faceva? Ecco, dolorosa è la vita che conducono nelle città migliaia e migliaia di ragazze del popolo, sarte e modiste. Esse cominciavano la vita del laboratorio a 9 o 10 anni, con un orario dalle 8 del mattino d'inverno e dalle 7 del mattino d'estate, che le tiene sedute fino alle 21 certe sere. Al venerdì invece e al sabato fino alle 23 o alle 24, con una breve pausa di mezz'ora di riposo per mangiare un boccone. Questa è la regola generale. Vengono poi le eccezioni, che si verificano 2 o 3 volte per settimana, in cui per finire la toilette alla signora X, che deve recarsi al ballo, della signora Y, che deve recarsi ad una conversazione, la padrona prega le operaie di rimanere qualche ora in più al lavoro per dare l'ultimo punto, e così si fermano fino alle ore 23, anziché uscire alle ore 20 come al solito. Tutto questo lavoro extra non rende loro un centesimo in più, poiché la mercede dell'operaia sarta comprende orari supplementari, giorni festivi e, in qualche laboratorio più barbaro, anche la notte. La filanda. Ero alta 4 dita, non arrivavo nemmeno alle macchine, racconta Anna Giorgis, entrata in filanda a 12 anni. Il mio era il lavoro della sbatosa, della sbattitrice. Il primo giorno al mattino ho osservato. Nel pomeriggio toglievo già i cucette, i bozzoli, e mi sono bruciata le mani nell'acqua bollente. Dopo 5 o 6 giorni avevo già le mani tutte pelate, tutte le mani che sanguinavano. La pelle era brandelli, le dita e i palmi delle mani bruciati. Alla sera, quando tornavo a casa, non sapevo più dove tenerle le mani. Al mattino, quando mi lavavo nell'acqua fredda, dolori che davano al cuore, né? Nelle fabbriche, dove si lavora il cotone, non esiste, per così dire, ventilazione. Porte e finestre devono restare ermeticamente chiuse anche durante i grandi calori dell'estate, perché la minima corrente d'aria solleverebbe in vortici il minuto e fitto pulviscolo che riempie l'ambiente. Con tutto ciò, l'aria ne è satura. Esso penetra deleterio ad ogni respiro nei polmoni, predestinando una percentuale fortissima di operaie a vittime della tisi, il terribile flagello del proletariato. Le maestre. La Pessenda, non potendo aspettare il concorso, ha subito accettato il posto di maestra rurale, comune di Olevano, nel Cilento, con 500 franchi all'anno di retribuzione. Nel grave freddo di 2 anni fa non aveva potuto ottenere un'indennità per il fuoco di casa. Dopo aver invano scritto più volte all'ispettore scolastico e al provveditore per qualche sussidio, la vecchia madre le si è ammalata di bronchite e la è morta. Nell'anno seguente il comune di Olevano, avendo dovuto sopportare qualche spesa maggiore nel bilancio, ha diminuito di 100 lire la retribuzione della maestra elementare. La Pessenda è rimasta, contentandosi di quello, in mancanza di meglio. Nell'estate ultima la Pessenda non ha usufruito delle vacanze, non avendo forse i mezzi per recarsi in Piemonte. Nell'agosto è stata presa dal tifo petecchiale, che è stato mal curato dal medico condotto. Essendosi nel paese diffusa la voce che la sua malattia era contagiosa, ella è stata abbandonata da tutti.
Quindi non si può ben accertare il giorno della sua morte, avendola poi ritrovata morta e quasi nera, sul letto, in una stanza senza mobilio, con le finestre aperte e un lume spento, per terra, in un angolo. Ma la grande novità è che le donne entrano nei lavori maschili. Osserva Emilia Mariani, protagonista delle prime associazioni magistrali al sesto congresso degli insegnanti nel 1888. Non sono 30 anni che all'infuori della povera operaia costretta dal bisogno, nessuna donna avrebbe osato rivolgersi al lavoro come fonte di libero e onesto guadagno. Allora, quando era priva del sostegno naturale del padre o del marito, ricorreva alla porta di un chiostro per nascondervi la sua miseria e la sua inettezza, per chiedervi quella protezione che fuori le mancava. Ora invece noi le vediamo dopo aver frequentato le scuole superiori, i licei, le università, entrare nelle industrie, nel commercio, fare la maestra, darsi all'arte, al giornalismo, alle lettere, cercando di guadagnarsi nel modo più dignitoso e decoroso la vita, con una serietà e con una disinvoltura che altamente la onorano. Anzi, ora le donne, non contente degli umili e ristretti lavori cui si sono sinora dedicate, fanno ressa intorno agli uffici pubblici, insistendo per essere abilitate a novelli impieghi, desiose di ampliare il modo della loro attività e di esercitare le nuove forze acquisite nella nobile palestra del lavoro. La presenza femminile era percepita, specialmente dai vecchi operai, come un sovvertimento dell'ordine naturale, se non un vero e proprio attentato alla moralità. Le nuove assunte erano paragonate agli imboscati e considerate oggetto di favoritismi interessati da parte dei dirigenti maschi. Nelle lettere di protesta, indirizzate dal personale ai dirigenti di fabbrica, si parlava spesso delle donne come di sgualdrine che vivevano nel lusso, approfittando della loro nuova condizione sociale ed economica. Fare l'operaia. E qui vedete una sala confezione tortellini della ditta Bertagni di Bologna. Un'immagine che era apparsa nell'illustrazione italiana e che Rope e Venturoli ci hanno riportato. E nel quadro che vi è stato descritto in questa prima parte della nostra lezione su donne, lavoro e emancipazione, non ha ancora fatto il suo ingresso la Grande Guerra. Cosa succede con la Grande Guerra? Ebbene, noi sappiamo che quella riduzione nelle occupazioni dell'industria si erano ridotte, appunto, e invece durante la Grande Guerra si inverte questo trend decrescente e si osserva un aumento delle donne nell'industria, in diverse industrie, anche quella dell'abbigliamento, ma anche e soprattutto vedremo in quella militare. Ma anche nell'agricoltura noi vediamo che le donne crescentemente vanno a svolgere quei lavori che venivano svolti da quegli uomini che adesso sono sul fronte. E mi piace ricordare a questo proposito qualcosa che afferma Anna Bravo nel suo saggio che poi troverete nel Bibliocorner, che dice: nella vita di queste donne la guerra significa anche mutamento del rapporto con l'esterno, col mondo al di fuori della comunità. Il confino domestico, prima interrotto solo occasionalmente da visite ai parenti, da pellegrinaggi ai santuari della zona, dalla partecipazione a quella fiera di paese, è ora intaccato a più livelli. Nascono nuove abitudini e nuovi atteggiamenti mentali. Per avere notizie dei familiari al fronte si impara a leggere o a farsi leggere il giornale tutti i giorni. Si stringono e si intensificano i rapporti. Ci si sposta più di frequente e più facilmente. E le donne anche a questo punto devono acquistare bestiame, guidare dei mezzi che prima non avevano guidato. E quindi la loro vita diventa attraversata da compiti sempre più complessi. Ebbene, un trend crescente di donne nell'agricoltura, nei trasporti, nelle assicurazioni, nel tessile, nella meccanica. Troviamo poi le prime donne tranviere
le prime donne spazzine e troviamo molte donne nell'industria di armi. Così tante che si trovò un nuovo termine per loro. In Francia venivano chiamate munitionette e in Inghilterra canaries. Canaries ci potrebbe ricordare Titti, il canarino che forse tutti voi conoscerete. Canaries ci ricorda delle donne che lavoravano tutti i giorni a contatto di sostanze chimiche, polvere pirica, che le riduceva a giallastre e che spesso le conduceva alla morte, lontana dal fronte, ma con quelle armi che avrebbero causato morte e venivano avvelenate ogni giorno. E nell'illustrazione italiana questa foto veniva presentata e veniva commentata col titolo «Le massaie della guerra». In che numero le massaie della guerra aumentarono? Nel 1916 erano il 18% degli occupati nelle imprese che producevano munizioni, il 95% in alcuni spolettifici e nella produzione delle granate rappresentavano il 90%. In termini assoluti passano dal 1 agosto del 1914 a 1760, da 1760 nel 1918 diventano 200.000. Mio fratello nemmeno. Per tutti gli interstizi, una fiumana di donne penetrata, gorgogliando e frusciando nei luoghi degli uomini. Campi, fabbriche, talune, è vero, assomigliano ai bambini, specie quando ancora non ne hanno di propri. Si stancano, si distraggono, sospirano, litigano, si impuntano, scioperano, minacciano, strillano, ma le più insomma lavorano e sono preziose e s'ha bisogno di loro. La donna è prima di tutto un essere pratico, il cui lavoro sociale è utilissimo, se il suo compito è limitato. Le crisi costituiscono spesso un importante osservatorio per analizzare la relazione fra i sessi e le condizioni che influiscono sul loro condizionamento o le loro trasformazioni. Le fasi in cui molte società si interrompono provvisoriamente o si abbandonano in via definitiva vecchi equilibri familiari, economici, sociali, culturali si caratterizzano anche per una messa in discussione o comunque per una modifica più o meno duratura, più o meno generalizzata della peculiare divisione dei ruoli, dei poteri femminili e maschili dominanti in un dato contesto, specie nell'ambito, sia nell'ambito privato delle relazioni sia in quello pubblico dei rapporti sociali. Quando la crisi provoca un'interruzione o una sospensione della divisione dei ruoli dominanti e in particolare produce assenza o allontanamento degli uomini adulti, le donne si possono trovare a svolgere funzioni familiari e sociali normalmente interdette al loro sesso. Di conseguenza, il loro spazio di azione ne risulta ampliato sia nell'ambito domestico sia in quello lavorativo. La guerra è un fenomeno di questo tipo. Un evento sociale che coinvolge grandi masse di uomini e donne in esperienze che comportano effetti significativi anche in termini di soggettività e di identità sociale. Sì, effettivamente andava anche così. Ed ecco infatti come rilevava la novità delle donne al tornio. Donna Paola, la scrittrice Paola Baronchelli Grassone, autrice di diversi libri e opuscoli dedicati alla mobilitazione della donna per la guerra, tra cui La donna della nuova Italia, documenti del contributo femminile alla guerra, pubblicata nel 1917. Ciao. Vado via. Sì, abbiamo già detto che oggi... Vado via. Ecco, soltanto 2 anni addietro, un ingegnere, un capo tecnico, avrebbe riso come di una stramberia l'idea di mettere una donna al tornio. Zitto. Cioè al congegno tradizionalmente di competenza mascolina. Ebbene,
Le notizie in possesso del Ministero Armi e Munizioni dimostrano che le donne possono eseguire, ed oggi eseguiscono, gran parte delle lavorazioni per la produzione del materiale da guerra, quali la lavorazione dei cannoni da piccolo e medio calibro, la fabbricazione dei proiettili e bombe di tutti i calibri, la lavorazione e il montaggio di macchine di precisione, cioè motori per aviazione, per automobili e macchine utensili, la lavorazione a caldo per la trafilatura dei proiettili, la lavorazione dei più potenti esplosivi, la manovra delle gru, l'estrazione dei minerali di ferro ed altri occorrenti alla fabbricazione delle armi. E le croci rossine... Beh, è senza dubbio degno di nota, anche sì, quella breve ma sincera raccolta di versi che i soldati della Terza Armata Italiana vollero dedicare a tutte le croce rossine e in particolar modo a quel fulgido esempio di assistenzialismo professionale che li aveva raggiunti dritti al cuore nella persona di Elena d'Aosta. Posso? Ma sì. Ah, Croce Rossina, tra breve sarai congedata anche tu. Andrai con quel tuo passo lieve, lontano, laggiù a casa tua. L'ospedale noi, ultimi, stiamo per lasciare. Da bravi soldati anche il male abbiamo saputo fugare. Puoi togliermi la fasciatura? La piaga è richiusa già, lo vedi? La gamba è un po' dura, un po' zoppa, si zoppica, sì, ma si va con un po' di rullio. Sorella, non essere afflitta, sai bene che zoppo son io, ma la vittoria camminò dritta. E se chissà quando vedrai per strada un che zoppo cammina, tu il mio ferito dirai e io la mia croce rossina. E mi ricorderò che quando ero febbrile e col viso di fiamma e col labbro e più col pensiero che amavo e non c'era la mamma, tu sempre mi stavi vicino e non mi lasciavi mai solo e mi mormoravi pianino: coraggio, coraggio figliolo. E mentre parlavi nel cuore mi entrava la serenità e mi rinfrescava il candore di quella tua grande bontà. E se è lavorato, oh, se si è lavorato, oh, io con queste mie mani che picchiano bene, tu nelle corsie meste si piene, talvolta si piene, da credere che tutto il patire che al mondo patir si può, oh, fosse andato a finire là dentro per sempre. Ma no, che c'era da dare ancora tanto di sangue in vita e... Se si è dato, tu vedevi ma non hai pianto perché anche tu eri un soldato. O forse tu hai pianto in segreto allora che un piccolo fante e sangue morì a mansueto pensando alla casa distante, che tu sei la buona sorella, non solo di noi che siamo risorti, or siamo una vita non è a novella, ma sei la sorella anche dei morti. La croce che sulla divisa tua bianca al dover ti segnò, or dentro al tuo cuore sei incisa e più cancellare non si può. Ricordo santissimo e mesto di quei che non tornano più. Oh, Croce Rossina, che presto sarai congedata anche tu. Ma prima di andartene ascolta, oh, porta il mio caldo saluto a quella che più di una volta vicino al mio letto ho veduto, e dille: duchessa d'Aosta, più bella di ogni altra corona è quella che tu ti sei posta sul capo con l'esser
Sì, buona. Uscito dal grande lavacro di glorie, d'angosce e di pianti, io, popolo, ti riconsacro, duchessa d'Aosta e dei fanti. Oh. Finito? Fatto. Ecco. Ecco, adesso... Ecco, adesso parli di donne e guerra, quella bella lezione, quella giusta, quella che hai imparato. Dai, dai. Le testimonianze riportate... Non meno importante fu la dilatazione dei compiti. Oh, che... Simone. No, no, c'è scritto, guarda, dilatazione dei compiti e dei ruoli delle donne nelle campagne, spiega Antonio Gibelli in La Grande Guerra degli Italiani. Secondo calcoli attendibili, su una popolazione di 4,8 milioni di uomini che lavoravano in agricoltura, 2,6 furono richiamati alle armi, sicché rimasero attivi nei campi, a parte le scarse licenze, solo 2,2 milioni di uomini sopra i 18 anni. Più altri, 1,2 milioni, tra i 10 e i 18, contro un totale di 6,2 milioni di donne superiori ai 10 anni. Inevitabile fu l'occupazione femminile di spazi già riservati agli uomini e contemporaneamente lo straordinario aggravio di fatica e di responsabilità. Le donne videro ancora dilatarsi i tempi e i cicli abituali di lavoro, col coinvolgimento delle più piccole e delle più vecchie, e dovettero compiere mansioni dalle quali erano state tradizionalmente esonerate. Le testimonianze che ci sono state appena riportate segnalano le trasformazioni nel lavoro avvenute, ma... chiediamoci che cosa pensavano poi le associazioni femminili della Grande Guerra. Nel 1912 Anna Kuliscioff e Giselda Barebbia avevano fondato e dirigevano il primo organo di comunicazione e rivendicazione ufficiale dei diritti delle donne occupate, la difesa delle lavoratrici, la cui causa si sposò presto con le correnti socialisti maschili dell'epoca, prima fra tutte a riconoscere e apprezzare concretamente la potenzialità delle donne nel mondo della politica. La famosa testata si rivolgeva così alle proprie lettrici all'esplodere del primo conflitto mondiale. Vado? No, puoi stare, però zitto. Puoi stare. Donne lavoratrici, voi che per un più alto senso di umanità sentite più grande la rivolta contro la guerra sterminatrice, dite che sarete pronte ad ogni appello, ad ogni sacrificio, se il proletariato dovrà opporre la propria forza al volere dei dominanti. Madri proletarie, voi che di questa immane sciagura sarete le vittime più doloranti, perché il piombo che può straziare il corpo del figlio già strazia prima l'anima vostra e vi trascina in una vita che è peggiore della morte, giurate sul capo delle vostre creature che sarete in prima fila per la difesa della loro vita. Compagne tutte, accorrete ai comizi, risvegliate le vostre sorelle ancora inconsce, incuorate le timorose, scuotete le rassegnate e siate vigili sentinelle della civiltà ad impedire lo scempio. E parta da questo foglio il saluto alle madri serbe che urlano il loro dolore più santo e più atroce alle madri austriache, colpite da una forza malvagia che forse ancora non sanno. E salga dalle donne nostre il voto che affratella i lavoratori in una sola fede e in una sola speranza, la fede nel socialismo e la speranza di un giorno sereno in cui il sole risplenda sopra una società di uomini redenti. Sì? Ma cosa stava succedendo invece nel resto del mondo? Ah. Il calvinista statunitense William Lloyd George nel 1838 aveva pubblicato il primo manifesto femminista protestante che parlava di ferventi cristiane che si battevano chiedendo l'appoggio di Dio. Letters of the Equality of Sexes and the Condition of Woman. Bravo, bravo, bravo.
Nel 1848 a Seneca Falls, nello stato di New York, 300 donne siglarono il manifesto suffragista e Susan Anthony, Elizabeth Cady Stanton e Lucy Stone furono le promotrici della Declaration of Sentiments, vale a dire la dichiarazione dell'uguaglianza tra i sessi, che scatenò la lotta per il voto alle donne. Dal 1869 il movimento si scisse in due rami con differenti obiettivi: la National Women's Suffrage Association, con atteggiamento riformista più moderato, e la American Suffrage Association, decisamente più aggressiva e radicale. Vabbè, sono nomi uguali, potevano sfozzarsi un po' di più, uno non ha messo le donne. Noi, le donne del mondo, vediamo con apprensione ed angoscia la situazione presente in Europa, che rischia di coinvolgere l'intero continente, se non l'intero mondo, nei disastri e negli orrori della guerra. In questa terribile ora, quando il destino dell'Europa dipende da decisioni che noi donne non abbiamo il potere di formare, noi, assumendo le responsabilità che ci vengono dall'essere madri delle generazioni future, non possiamo rimanere passive. Benché siamo sul piano politico prive di potere, richiamiamo con forza i governi e coloro che questo potere detengono nei nostri differenti paesi ad allontanare il pericolo di una catastrofe che non avrà paragone. In nessuno dei paesi immediatamente coinvolti nella minaccia della guerra le donne hanno il potere diretto di controllare i destini del loro paese. Ma qualunque ne sarà il risultato, il conflitto lascerà l'umanità più povera, segnerà un passo indietro nel progresso della civiltà e costituirà un grande scacco nel graduale miglioramento delle condizioni delle grandi masse e delle persone da cui dipende il reale benessere delle nazioni. Noi, donne di 26 paesi, che ci siamo unite nell'International Women's Suffrage Alliance... Ah, beh, almeno hanno aggiunto Alliance, un po' di inventiva. Simone. Zitto. E lì, stai anche fermo lì. E lì va bene. Con l'obiettivo di ottenere strumenti politici per condividere con gli uomini il potere che determina il destino delle nazioni, ci appelliamo a voi, perché non lasciate intentato nessun metodo di conciliazione o di arbitraggio per risolvere le controversie internazionali. Nessun metodo che possa aiutarci a prevenire l'annegamento nel sangue di metà del mondo civilizzato. Sì, sono parole del manifesto che nel luglio del 1914 il movimento politico delle donne, raccolto nella International Women's Suffrage Alliance, originalità, nato a Washington nel 1902, presentò alle ambasciate di tutti i governi presenti a Londra alla vigilia dell'imminente disastro bellico. Parole come antimilitarismo, pacifismo, non era la prima volta comunque che entravano nel vocabolario delle donne. Già dalla guerra di fine secolo e ancor più allo scoppio del conflitto russo-giapponese, le donne di area socialista avevano alzato la loro voce, avevano espresso il loro dissenso attraverso la stampa e anche attraverso manifestazioni in piazza. Le donne statunitensi, dunque, assorbendo altri piccoli gruppi religiosi femministi, combatterono nelle strade e nelle piazze fino al 1920, quando la Costituzione americana assicurò il diritto di voto a tutte le donne. Ecco, per dovere di cronaca è interessante anche sottolineare che agli ex schiavi neri di colore lo stesso governo d'oltreoceano aveva già concesso lo stesso diritto nel 1870. Cioè, allora facciamo votare anche ebrei e musulmani. Simone, ma se erano maschi votavano già. Ah. Quindi forse io è meglio che me ne sto zitto. È meglio. Quindi, meglio, sì. In seguito alla Rivoluzione Francese e sulla scia di nuove forme di pensiero del femminismo sansoniano, che univa le classi operaie laiche e cattoliche di Désirée Verret e Marie-Rémy Guindon, nel 1832 fu fondato il primo giornale di denuncia per la lotta dei diritti delle donne, La Femme Libre, diretto poi col nome di La Tribune des Femmes, dall'operaia parigina Suzanne Volquin, che per studiare all'università si travestiva da uomo. Questi moti iniziali furono tuttavia messi a tacere con la repressione politica del 1834, per essere in seguito rispolverati durante la Seconda Repubblica dopo il 1848,
Solo nel 1871, dopo la Comune di Parigi, Marguerite Durand fondò la Fronde, di matrice femminista liberale inglese, e Caroline Rémy fu la prima donna giornalista che riuscì a vivere del proprio lavoro. Forse l'oppressione è una brutta cosa. In Italia cosa accadeva in termini di emancipazione? Beh, noi avevamo associazioni femminili che già partecipavano attivamente a quella che poi è stata la lotta per l'unità d'Italia e l'indipendenza. Però a partire dal 1870 si comincia a parlare esplicitamente di emancipazione femminile, e parallelamente, questo è un fenomeno molto importante, abbiamo parlato all'inizio di lavoro delle donne, parliamo anche di condizioni disumane, parliamo di lotta per le donne, per ottenere un miglioramento di quelle condizioni. La questione della donna lavoratrice si dibatte sempre più all'interno di partiti, sindacati, nel dibattito che viene alimentato da donne come Anna Kulishoff, Sibilla Aleramo, Orrina Melli e tante altre ancora, che con voce richiamarono e richiesero diritti, norme, cambiamenti delle condizioni di vita e di lavoro. Fra il secondo Ottocento e il primo Novecento crescono società femminili e maschili di mutuo soccorso e di resistenza. Nel 1889, per la tutela degli interessi femminili, viene a sorgere la Lega Femminile, che proprio Sibilla Aleramo definì come schiettamente femminista. Fu fondata questa Lega da la professoressa Paulina Schiff, che era insegnante di lingua tedesca nell'Università di Pavia. A Milano, nel 1899, si fonda l'Unione Femminile Nazionale e si sosseguono una serie di operazioni educative, pratiche di educazione, di assistenza, di previdenza, che erano opere femministe, diceva appunto Sibilla Aleramo, proprio perché solo i gruppi che le indicavano avevano per principio l'elevazione e la libertà della donna. La Federazione Romana, che fu fondata delle opere di attività femminile, aveva proprio come obiettivi, esplicitamente, nella sua fondazione, di aiutare con voti collettivi da presentare al governo la libera esplicazione delle attività della donna, rappresentare il centro di un movimento di cultura femminile senza preoccupazioni politiche, ammettere il principio della solidarietà fra le donne. E proprio la prima azione di questa federazione attiva a Roma fu l'apertura di una bella e vasta sala di lettura, fornita di una biblioteca circolante, a prezzi d'abbonamento mitissimi. E questo appunto ci informa Sibilla Aleramo. Nel frattempo, che cammino faceva la legislazione sul lavoro? Beh, da un lato, come vi avevo detto, nel 1902 e poi anche in anni successivi fu introdotta una legislazione a protezione della donna lavoratrice, in particolare delle operaie in fabbrica, contro il lavoro notturno, per la protezione in un primo momento del tutto senza remunerazione della maternità. E questa legislazione fu allentata durante gli anni della guerra per essere poi reintrodotta nel 1922 in epoca fascista. Ricordo però nel 1919 una legge che ha abrogato l'istituto dell'autorizzazione maritale e quindi in questo modo ha consentito l'ammissione delle donne a pari titolo degli uomini a esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici, con esclusione di quelli che si riferivano a funzioni implicanti poteri politici o giurisdizionali. Quello che appare evidente però è anche una forte capacità delle donne che lavorano fuori casa di organizzarsi nella solidarietà poi di altre donne. Infatti vediamo che si costituiscono associazioni femminili proprio come obiettivo quello della battaglia per il raggiungimento del voto, ma anche per il miglioramento delle condizioni lavorative delle donne. Per esempio, nel 1901, vi ricordate la bellissima lettura che ha fatto Donatella di Matilde Serao, che si chiamava un racconto La scuola normale, di questa maestra Pesseda che moriva
distenti, letteralmente emarginata, tagliata fuori da una comunità che non la riconosceva. Spesso queste maestre andavano a esercitare il loro mestiere in posti ben lontani dalla loro casa. Lasciavano tutto e si trovavano lì, sole. Spesso anche dovevano stare bene attente a come si comportavano. Se facevano qualsiasi cosa, erano sotto le lette di ingrandimento delle persone che potevano tacciarle di non essere degne di svolgere quel mestiere. Ebbene, maestre e maestri nel 1901 si associano nell'Unione Nazionale, che successivamente diventa l'Unione Magistrale Nazionale, e quelli cattolici nell'Associazione Niccolò Tommaseo. E che cosa riescono ad ottenere in questo modo? Beh, in primo luogo quella che fu definita da Mariani la falange ardita, attiva, intelligente, di maestre consapevoli dei propri diritti e anche dei propri doveri, ma di quelle loro condizioni franche e ferme. Riescono ad ottenere il pareggiamento degli stipendi fra maestri e maestre nel 1905 e poi riescono ad ottenere l'obbligo del concorso per le assunzioni nel 1885, miglioramenti salariali, norme per ridurre, badate bene, il ritardo da parte di molte amministrazioni, che erano le amministrazioni locali, che pagavano gli stipendi, in realtà è 1894, e alle riforme del 1903 e del 1911 si sancisce l'equità retributiva e l'accesso alle carriere di direttrici per le donne. Nello stesso tempo abbiamo visto le condizioni di lavoro e di vita delle donne nelle campagne. Ebbene, le mondine, a partire dalla fine del XIX secolo, organizzano scioperi per migliorare i salari e la loro condizione lavorative. Ma anche quelle sartine, la cui condizione di vita vi è stata prima descritta, avevano ormai compreso la necessità di organizzarsi e il vantaggio dell'associarsi. Infatti, per esempio, a Bologna, nel 1910, si costituisce la Federazione Lavoranti Sartorie per Signora e Albertina Gasperini, la sua segretaria, così rievoca lo sciopero che portò poi alla sua fondazione. Non posso dimenticare quell'ottobre del 1909, quando organizzai, con l'aiuto di Argentina Altobelli, il primo sciopero delle sartine bolognesi, che fu totale e che durò 15 giorni. Alla fine le nostre proposte furono accolte e i salari aumentarono del 50% e fu anche stabilito che non si poteva più fare il licenziamento in tronco. L'accordo fu firmato per le lavoratrici da Argentina Altobelli e per i padroni da Policardi e Collina per la sartoria Baroni. L'8 marzo 1910, per la festa della donna, inaugurammo la bandiera della Lega delle Sartine e facemmo una festa da ballo al Teatro Verdi, che durò tutta la notte. Non vi sono più fanciulli ad Argenta! Un articolo del 25 aprile 1907 sugli scioperi dell'Argentano, del 6 e del 7, sull'Avanti, così dice: la fanfara della Lega intonò l'inno dei lavoratori, un fremito scosse il fascio delle bandiere e la folla si pose in cammino per un ampio stradale diritto, sotto l'uggiosa acquerugiola insistente. I fanciulli degli scioperanti, raccolti in gruppo all'ombra dei vessilli, spiegati in testa al corteo, procedevano seri e silenziosi, più stupiti che addolorati di quella separazione che non sapevano spiegarsi dalle madri. Due sere prima gli uomini e le donne avevano applaudito con un entusiasmo quasi forsennato nei locali della Lega la lettura delle lettere con le quali i compagni di Lugo e di Ravenna domandavano i bambini. Ma ora, giunti alla stazione, ove essi si sarebbero dovuti separare dai loro piccini, una tristezza infinita serrava i loro cuori. Anche gli uomini avevano un nodo di pianto alla gola. Finalmente il treno si mise in moto. Le donne, con la faccia congestionata e rigata di lacrime, chiamavano ancora a voce alta i loro figlioli. Il treno scomparve. La fanfara tornò ad intonare l'inno. Tutte le bocche la cantarono, voce alta, con frenesia. Le donne si avviarono verso l'uscita, tenendosi a braccetto. Gli uomini si strinsero loro accanto, cantando ancora, cantando sempre.
queste lotte per le migliori condizioni di lavoro, queste trasformazioni nel lavoro delle donne che abbiamo visto e la lotta per affermare equità retributiva, diritti, norme, come si scontrò con quanto avvenne con la Prima Guerra Mondiale, con quel cambiamento epocale delle loro condizioni di vita, nella quotidianità, in nuovi posti di lavoro, anche in imprese di produzione di armi, come prima abbiamo visto. Che cosa avvenne, quale fu l'intreccio con questo cambiamento? L'ultimo ventennio del femminismo aveva abbastanza illuminata e sorretta la donna, e si deve all'azione sua il contegno consapevole e pur docile che toglieva forse la possibilità di isolati esempi di eroismo, ma che offriva al paese l'esempio di un'intera massa di coscienti, di volenterose, di anonime donne accettanti l'olocausto come un supremo dovere, accettanti l'obbligo di cooperare anche con la mente e col braccio, perché l'olocausto non fosse un semplice gesto sacerdotale, ma il contributo attivo al definitivo riscatto dell'Italia dalla servitù dello straniero. Così questo tributo si è offerto da subito complesso. La donna ha dato senza versare inutili lacrime dagli occhi i propri uomini, figli, mariti, fratelli, amici. E anche ella si è messa in linea agli ordini dei dirigenti la vita sociale, senza che la vanità dell'arrivismo inducessero maggiori dislivelli nella qualità e nella sincerità dell'offerta. Ma poiché i dislivelli sociali esistono, le offerte della collaborazione femminile presero subito il loro posto determinato. E l'aristocratica offrì piuttosto contributo filantropico, e la borghese offrì piuttosto contributo civile, e la popolana offrì piuttosto contributo di manodopera. Tutte poi, sia con l'immediato esborso di denaro, sia col mediato risparmio, offersero anche il proprio contributo economico. Nello stesso tempo, così si esprimeva il presidente del Consiglio Borselli. Per il voto amministrativo non credo vi possano essere dubbi o ritardi, e si dovrà immediatamente consentirlo con assoluta parità rispetto al suffragio maschile. Quanto al voto politico, sono ancora incerto con me stesso fra un consenso immediato ed un'applicazione successiva all'elettorato amministrativo, per guisa che questa valga come di preparazione e di prova. Ma non v'è dubbio che o subito o poi anche nell'elettorato politico il voto della donna dovrà essere ammesso. Ma c'era chi continuava a rimanere diffidente, ad esempio il parlamentare nazionalista Luigi Federzoni. Ecco, sono convinto che le donne italiane, da che è scoppiata la guerra, abbiano dato un esempio meraviglioso di patriottismo, di abnegazione, di intelligente energia. Confido che alle molte benemerenze acquistate vorranno aggiungere quest'altra, non meno degna della loro virtù, di non complicare i già numerosi, urgentissimi problemi della guerra e del dopoguerra, risollevando inopportunamente e prematuramente la questione dei diritti della donna. Forse una sola generazione basterà perché il prodigio accada, perché la luce illumini completamente quella turba immensa di anime ora prostrate e torve e le spinga a rivendicare la propria porzione di gioia e di lotta. Gioie e lotte libere, serene e feconde, che soddisfino al duplice e imperioso istinto dell'anima umana di amare e di lavorare per se stessa e per la comunità in un'armonia tenace e escludente per sempre egoismi e odi. Sibilla Aleramo. Yeah.
Vieni, Tindara. In mezzo, in mezzo. Grazie, grazie, no, fate, fate. Grazie di essere stati con noi anche stasera, come ha detto Giacomo prima, e niente, l'appuntamento noi ve lo rinnoviamo sempre con le lezioni spettacoli di Un Mondo al Tramonto per il 6 novembre, la prossima settimana, sì, ma soprattutto l'avvenimento più prossimo, che è domani al Teatro Storchi alle 21, per questa serata, l'album dei ricordi, con fotografie dell'Emilia di 100 anni fa, letture sempre di quell'epoca, musiche, e ci siamo anche noi, tutti quanti della compagnia, e l'ingresso è gratuito, assolutamente, basta venire e sedersi da qualche parte. Grazie ancora.